puoi spegnere quella musica. Grazie. Ciao. In questa settimana non è successo un cazzo. Niente. Il vuoto cosmico. Quindi questa puntata del baretto non è molto utile. In realtà. Però la renderemo utile noi con la nostra ironia. Oggi ho qui un succo della Sigma. E siccome questo baretto sta diventando più che il baretto di Creepy, il baretto dei dissing, ho deciso che ad ogni dissing munito di bevanda e bicchiere andremo a farci un sorso in onore del dissato. Ma ho da lanciarvi una scommessa. Perché siccome non sta succedendo un cazzo, io ce l'ho con Nintendo, questo è il primo dissing, poi lo ritiriamo in ballo. Bevutina! Alla salute, Nintendo. Dicevo, se Nintendo non rivela notizie entro la prossima settimana, il prossimo baretto sarà alcolico. Mi rimetti la musica adesso, adesso possiamo ripartire col baretto. Ok, vabbè, grazie. 3, 2, 1. Salve a tutti ragazzi e benvenuti di nuovo nel baretto. Che novità, che scoperta, che news incredibile, è tornato il baretto. Serie settimanale confermata, ma lo scorso episodio non è andato benissimo, non so bene perché, non abbiamo raggiunto la quota di like richiesta, non abbiamo raggiunto 200 like, quindi cerchiamo di farci sentire a questo giro 200 like per riportare il baretto in auge, perché altrimenti poi ragazzi devo dissare anche voi nel baretto e non vorreste mai avere una bevuta in vostro onore. Detto ciò, prima di parlare delle news che abbiamo quest'oggi, che fanno abbastanza cagare, devo farvi un annuncio, perché come già detto su Instagram ho trovato il titolo per la serie di videocritica di cui è uscito il primo video sabato, che poi anche lì ho avuto un sacco di problemi, ma non ve li starò a dire, perché il nome della serie ragazzi è bellissimo ed è Criticaliz, capito no? I brutti colpi, Criticaliz, perché è videocritica ed è un brutto colpo, e quindi è tipo perché vi faccio male con le mie opinioni, no? Mi gratta il naso. Okay. E niente, io adesso sono consapevole che voi mi state per regalare tutto ciò che avete di più caro, perché è il nome più bello per una serie che abbiate mai sentito, ma vi fermo subito, non fatelo, perché altrimenti diventate poveri, poi dovete vendere la connessione e non guardate i video. Quindi no. Detto ciò, dopo essermi autoelogiato in un video mio, che è la cosa più triste di questo universo, passiamo con la prima news, perché è tornato alla riscossa Alex Chamber. Vi ricordate quelli che avevano tirato fuori la famosa demo di Pokémon Verde dal cappello magico? Bene. Hanno tirato fuori anche degli screen di una versione non definitiva di Pokémon Rubino e Zaffiro. Ora voi direte, wow che figo, sicuramente ci saranno cose interessantissime viste le cose che c'erano state in Pokémon Verde. E invece la cosa più interessante è che Pocina era bianco. Ora facciamo una bella cosa, visto che i cambiamenti sono del livello di Sharpedo, c'ha la linea gialla più lunga del normale, io anziché rompervi i coglioni vi linko qui in descrizione un articolo della mia nemesi, ossia di Pokémon Millennium. Però basta, cioè è stata molto deprimente rispetto alle altre, quindi non ne parlerò perché non... Voi capite, no? C'è Wineout di colore verde acqua. Dai. Bypassata in maniera arrogantissima la beta, ma non so neanche se chiamarla beta, di terza generazione, passiamo alla seconda news, che visto che non ci sono news è un riciclaggio clamoroso di una news dello scorso baretto, che però è interessante perché questo leak sta continuando a inanellare una serie di inculate pazzesche. Allora, ci avete presente di nuovo quel leak che aveva, sì, ce l'avete presente, il leak che aveva annunciato, che aveva detto che i titoli erano Spada e Scudo, ce l'avete presente, ve l'ho già parlato, se non ce l'avete presente non so che dirvi. Già nello scorso baretto avevamo detto di come questo leak potesse avere un culo stratosferico. Ecco, sta continuando secondo me a avere culo. Questa persona che ha fatto questo leak non è un leaker, è una persona con un culo clamoroso. Come minimo, se il karma funziona, domani lo investo in una macchina, perché sta avendo un culo stratosferico. Allora, questo ha preso i nomi dei titoli, il nome della regione dei titoli, e guardate, non era difficile, ok? Non era difficile. Io, questa cosa non l'ho mai raccontata, io su Instagram avevo fatto un post in cui vi chiedevo di provare a indovinare il titolo, e uno di voi mi ha detto Pokémon Spada e Pokémon Lancia, mi avete scritto tipo in 10, quindi capite, no? Non era impossibile, è possibile che qualcuno ci sia arrivato, si parlava solo di Gran Bretagna. Ma la parte interessante arriva dopo di questo leak, perché poi il leaker ha detto un paio di stronzate e incredibilmente sembrano tutte confermate, è incredibile. Hanno registrato Armored Mewtwo e lui diceva che ci sarebbe stato Armored Mewtwo. L'hanno registrato per il film e non per il videogioco, sti cazzi, l'hanno registrato. Che culo, che culo.
Che culo! E poi adesso altri leaker hanno preso, hanno fatto dei leak stracredibili, come il leak del Pokédex di cui ha parlato Luke, vi linko anche il suo video in descrizione, in cui ci sono dei palesi riferimenti a quell'altro leak, quindi adesso questo leak sta mandando in mono a tutti. Io continuo a rimanere dell'idea che questa persona abbia avuto un culo stratosferico. Io non credo che questo leak sia vero, perché è anonimo, ma questa persona, se non è un leaker, veramente è da prendere a bastonate, perché non puoi avere tutta questa fortuna. Quindi, caro mio amico che prenderemmo bastonate, noi ti vogliamo bene ovviamente, caro leaker, però forse tutto ciò potevi anche risparmiartelo, tutto sommato, no? Ma ragazzi, non temiamo, non bisogna temere, bisogna avere fiducia, perché lo saprete, avete letto dal titolo, in un mare di incertezze abbiamo un faro, abbiamo una data per nuove news. CoroCoro, che è una rivista conosciuta per aver fatto numerosi annunci, ha parlato di Pokémon Spada e Pokémon Scudo senza dirci niente. Però ragazzi, non diffidate, perché nel prossimo numero di CoroCoro ci saranno delle novità. Sapete quando uscirà questo numero? Il 15 aprile. CoroCoro, me lo vuoi dire tu che cosa faccio fino al 15 aprile? Cosa faccio? Parlo dei sassi, parlo delle piante. Io non posso aspettare il 15 aprile, è troppo tardi. Sto già finendo gli argomenti su Spada e Scudo, sono passate 3 settimane, non ci dite niente. Ragazzi, Nintendo, io mi rivolgo a voi, vi ho già dissato inizio video, non farò un'altra bevuta, ma io mi rivolgo a voi. Ma datemi delle news. Ora, io l'ho già detto, se la prossima settimana non annunciate niente, io lo faccio alcolico il baretto, io lo faccio alcolico, perché voglio mandare un messaggio. Dovete darmi delle news, perché siamo già a 3 settimane e io non posso vivere sui leak dove fanno vedere le scimmie e i conigli spastici, capite? Non posso vivere in queste condizioni. Quindi, cara Nintendo, cara Game Freak, ti prego, non lasciarci in mano di CoroCoro, perché altrimenti è finita, altrimenti moriamo tutti. Entro mercoledì prossimo, salva il mio fegato, fai uscire delle news, perché io non so più come campare. E comunque poi, a parte gli scherzi, effettivamente sono passate 3 settimane, guardate che è tanto 3 settimane, io non me ne sono neanche accorto, pensavo fossero 2, ho controllato oggi, erano 3. Quindi Nintendo, per piacere, non chiedo molto, cioè non chiedo, fammi vedere un po' di gioco. Il personaggio che cammina, almeno c'è una cosa da analizzare. Il prossimo mercoledì sarà il 28 marzo, marzo sta per finire, il trailer è stato il 28 febbraio, quindi io gradirei un nuovo trailer. Niente di eccezionale, rivelatemi un Pokémon, un po' così facciamo un po' di video. Comunque, speriamo bene, speriamo che non ci tradiscano, speriamo che non ci facciano aspettare, speriamo che non spoilerino troppo, ma che facciano vedere effettivamente qualcosa. Passiamo a quelle che sono le vostre opinioni. Ora, siccome questa notizia qua non è stata molto presa sul serio dalla community, o comunque non se ne è parlato molto, ma si è parlato più delle Armored Evolution, io su Instagram vi ho chiesto delle Armored Evolution. Dove cazzo è il telefono? Ok, non era qua. Chaka0701 ci scrive una cosa che io spero con tutto il cuore sia vera. Ci scrive sostanzialmente che non saranno delle evoluzioni armate, ma magari semplicemente delle armature comprabili e vendibili. Ok, Ciacca, grazie, posso farti una statua? Grazie. Allora, calma. Se Game Freak introducesse una nuova evoluzione nel mondo Pokémon, potrei veramente dare fuoco alla sua sede. Mi tocca bere un'altra volta, ma potrei veramente fare un attentato terroristico. Oddio, forse un po' black humor questa? Potrei fare del male comunque a molte persone, perché basta evoluzioni, basta, cioè abbiamo le mega evoluzioni, non se ne può più. Se invece fossero delle corazze, sarebbe una cosa molto utile. Tra l'altro, sempre ammettendo che il leak fosse vero, io sono andato ad analizzarmi un leak che ai tempi di Sole e Luna è stato classificato come vero e che poi vero si è rivelato, ossia quello che rivelava, fra virgolette, le evoluzioni finali degli starter. E anche lì c'erano un po' di stronzate, ad esempio i cristalli Z venivano chiamati tipo Diamond Crystal, ora non ricordo bene, e poi sarà leakato
un po' come un delfino, un po' a caso. Questo per dirvi che magari se questo leak fosse vero, ma io tendo a non considerarlo vero per tutte le motivazioni che vi ho già detto, potrebbe anche essere che il leaker abbia provato a depistare la situazione chiamando evoluzioni armate, quelle che potrebbero essere di base delle semplici armature. Tra l'altro il leaker stesso parla di Meltan coinvolto all'interno di queste evoluzioni, ma se devo essere sincero, Meltan è un Pokémon che produce del metallo e quindi mi sembra strano che Meltan sia collegato, per dire, a Charizard che poi si evolve in un Pokémon corazzato. È molto più probabile che Meltan sia stato lo strumento con cui sono state create delle corazze che poi Charizard sarebbe stato in grado di indossare. Tutto ciò vuol dire che mi piacerebbe vedere delle corazze di acciaio nel mondo Pokémon? No, ma sicuramente è meglio che vedere delle evoluzioni fatte di corazze di acciaio, no? Oh, Suni Giancarlo ci scrive una cosa interessante. Mi vengono in mente, ci scrive, le corazze indossate dai Pokémon nei film. Anche a me sono venute in mente quelle, ma soprattutto mi è venuto in mente il fatto che se Galar avesse combattuto veramente con Kalos, non sarebbe strano immaginare delle corazze. Del resto a Kalos abbiamo, questa è una cosa che nessuno ha detto per ora su YouTube, Timaeus. Timaeus è questo bel figuro che, vista l'armatura, visto che ha Aegislash, viste tantissime cose, probabilmente viene da Galar e c'ha addosso un'armatura, quindi io continuo a non crederci a quel leak, però gli elementi ci sono, quindi... aiuto. Detto ciò, va bene, abbiamo concluso anche le vostre opinioni. Io spero che questo baretto vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un bel like. Mi raccomando, raggiungiamo i 200 mi piace per sostenere sempre questa serie. Un commento qui sotto con la vostra opinione e un'iscrizione al canale, ovviamente, se non siete ancora iscritti. Io mi sono scolato, come potete vedere, mezzo succo. Questo è il livello di dissing che abbiamo raggiunto, cioè la non pienezza della bottiglia è il livello di dissing che abbiamo raggiunto. Comunque mi raccomando, passate anche dai social qui sotto in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.